Botti per dimenticare l'anno dello spread e anche ad Arezzo, come in tutte le parti del mondo, si è fatto festa come tradizione. Molteplici ritrovi pubblici, anche se non sono mancate le feste sociali e private. Iniziamo dall'Arezzo Question Center, dove i fratelli Lodovichi hanno allestito una festa di grande classe che ha avuto una bella risposta. Menù d'alta scuola, grandi momenti di allegria, tanto per cancellare le amarezze della stagione. Per una notte dimenticate le pesantezze dell'IMU. Stappare lo spumante significa anche accantonare quei problemi che magari da domani mattina torneranno ad essere impellenti. Insomma, per una notte Arezzo ha vissuto il clima della Belle Époque. Festa per i più giovani al centro affari, qui il clima era intonato al titolo dell'iniziativa che vedeva per protagonisti i comici del Colorado Café. Ottima la risposta dei ragazzi che si sono divertiti fino a tarda notte, dove è arrivato il livornese Paolo Ruffini con la sua simpatia ad animare la serata. L'evento clou è stato organizzato in piazza Sant'Agostino. La musica dell'orchestra multietnica ha esaltato la moltitudine dei presenti e la serata ha conosciuto un progressivo crescendo che ha avuto il suo culmine proprio alla mezzanotte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! A condurre la serata è il duo comico dei Noi dalle scarpe diverse, che con le loro gag hanno divertito il pubblico. Per una notte, botti e bollicine. Da domani i soliti problemi, con una campagna elettorale in più da assorbire. Ultima annotazione sui botti. Il clou è stato alla mezzanotte. In precedenza erano stati assai contenuti. La crisi ha colpito anche questo settore. Ehi! Hey!